Salve a tutti. Allora, sono un letterato. Beh, ho una laurea in comunicazione visiva multimediale. Ho fatto lo scientifico, ma non è che mi ritengo un letterato di quelli con il monocolo e tutto. Cioè, siamo negli anni 2020, sinceramente. Scusatemi, ma non sono un professore. Datemi pure del dottore, ma non del professore. Professore, sono ottimista che il boccio tutti. Sono il professor Temistocle. Temistocle boccio tutti, professore. Comunque, cosa ne penso io di quelli che utilizzano i video su YouTube e li mettono nelle proprie ricerche, nelle proprie interrogazioni, nelle proprie tesine, tutto. Cioè, cosa ne penso io? Cosa? Sì, sono d'accordo. Ok, io di questo genere ne ho fatte pochissime, anche perché non sono il tipo che da voler togliere il gusto a alcuni di poter leggere, e perciò non i riassunti di libri ne ho fatti pochissimi, solo quelli che ne voglio io. Ecco, una delle poche cose che posso fare nel mio canale è fare i video che voglio io. Alcuni mi hanno suggerito alcuni video e devo dire che sono bene, però io attualmente posso ancora scegliere di fare quello che voglio. Tuttavia, questo è perché mi arrivano alcuni commenti dicendomi grazie, mi hai salvato, grazie alle tue cose, ho avuto l'interrogazione mandata bene, cose così, e rarissimamente mi sono arrivate: grazie, mi hai fatto il riassunto. Nel senso che hai scritto per filo e per segno quello che ho detto. Ok, di questo tipo di gente non è che mi piace tanto, e poi se hai detto tutto quello che ho detto per filo e per segno, almeno quello che l'aveva scritto, se non mi ricordo, lo devo dire che ho saltato alcuni pezzi di approfondimento, perciò se avessi fatto una ricerca più approfondita avresti preso qualche voto in più. Poi sì, sono consapevole che nel video di della coscienza di Zeno il signor S non è il parente del signor S, cioè il dottor S non è il parente del signor S, lo so. Anche perché ho messo chiaramente semiserio. Ma allora, se io faccio tutta questa critica adesso e dico che sono d'accordo che utilizzino questi video, ma allora perché faccio il borbotto? No, chiariamo una cosa. Dei miei video possono benissimo utilizzarlo, anzi, ben venga. Basta che sappiate che io utilizzo un tono di registro del mio canale. Il mio canale è un canale di intrattenimento e di umorismo, perciò come per spiegazione utilizzo una spiegazione abbastanza umoristica e così. Se sapete togliere dove la parte in cui lo metto un po' umoristico e la parte in cui sono veramente serio, ben venga. Nel senso che vi può servire come trampolino, ma non usate solamente i miei video, ma neanche i video di altri, solamente, nel senso, da scrivere per filo e per segno, ma no. Ok, facciamo un esempio, perché se no non si capisce. Barba Scura fa dei video, sì, belli, interessanti, sulla vita del mondo animale, la scienza brutta, bellissimi, che sinceramente, se uno deve fare una ricerca, può benissimo andarli a vedere. Solo che non può dire all'insegnante o scrivere nella ricerca esattamente papale, papale quello che dice Barbascura. Perché vai tu a dirlo a un insegnante e ha usato un gettone evoluzione. Cioè ti manda al posto di uno orale o in uno scritto, cioè Barba Scura ha usato un tono di registro umoristico perché il suo
canale è umoristico, questo qui è il suo stile e non deve fare delle cose tipo la Pio Angela. Se volete delle cose alla Pio Angela, guardatevi le cose alla Pio Angela o Alberto Angela. Lui le ha fatte così perché si capiscono di più. La gente capisce dove sta scherzando e dove l'ha messo in un certo modo, un po' bislacco e grottesco e basta. Ed è così che credo che bisogna utilizzare i miei video. Anche perché vi devo dire che quando sono veramente istituzionali, per filo e per segno, non ci scherzo sopra né niente, ma lo prendo proprio seriamente la cosa. Il titolo è Riassunto di. Ok. Quando ci scherzo abbastanza sopra, metto Riassunto semiserio. Anche voi leggete i titoli che vi metto. E anche se non leggete, uno prendo per esempio questa cosa del dottor S che li sente dire, apparentemente il signor S di me contro te, deve scattare il campanellino d'allarme e dire: ma questa qui mi pare una mezza castroneria. Andiamo a controllare su Wikipedia, anche perché io sinceramente, io il riassunto l'ho visto su Wikipedia. Sapevo già, perché ho studiato a scuola questa cosa del dottor S, che il riferimento a Freud, lo so benissimo. In breve, i video istituzionali, che c'è una marea su YouTube, ecco. Potete utilizzarli benissimo nelle vostre ricerche o nelle vostre interrogazioni. Ben venga se vi aiutano. Ah, quando andavo a scuola io non è che ci fossero così tanti video istituzionali su YouTube. Adesso voi avete questa opportunità, perciò se io avessi avuto la vostra età l'avrei fatto. Perciò ben venga. Se dovete fare una ricerca tipo tesina, ricordatevi una cosa. Mettere dove l'avete preso il video, dove l'avete preso, perché da lì si capisce dove l'avete preso o dove l'avete estrapolato, altrimenti fate come il trono del muoio che freebooter, freebooter, freebooter. E qui davvero non citare la fonte è abbastanza grave. Ma solo per una tesina, per un'interrogazione, non dovete dire. Questa nozione l'ha sponsorizzata Samuele Bianchi. 2. Prima di guardare i miei video, detto che nonostante tutto, qualcosa di interessante c'è, cioè, sono fatti anche piuttosto facili da capire. Guardatevi, non so, qualche altro video più istituzionale dei miei. Io non sono istituzionale al 100%. Potete usarli. Sappiate che io utilizzo un registro comico. Non so come altro fare. Se utilizzo un registro serio, si capisce subito. Anzi, ribadisco che se il mio registro è quasi totalmente comico, metto già riassunto semiserio, cose del genere. Non mi azzardo mica a dire a fare un riassunto comico e a mettere riassunto ufficiale nei minimi dettagli, così. 3. Ok, i video possono aiutarvi, ma non dovete basarvi solo su quelli. Perché? Perché se uno si basa solo su un video, se prende per esempio il mio video del canto di Natale, ci scrive sopra papale, papale, quello. Ok, può anche prendere un bel voto, ma vi assicuro che se si fosse fatta una ricerca ulteriore, perché quello lì è uno dei miei primissimi video, perciò ho saltato alcune cose, al posto di prendere, che ne so, un 7, con una ricerca ulteriore poteva prendere, ci poteva Si potrebbe, scusate se parlo così, ma c'ho il byte dentro. Si potrebbe prendere 9, perché lì non ho parlato della legge sui poveri o la critica sociale che ha fatto Dickens.
Per questo motivo, non fermatevi solo al video perché il video è bello, è fatto bene, perché ci sono le immagini. Esistono anche delle cose chiamate libri. Ma neanche lì, i libri. Adesso potete usare una cosa tipo prestito interbibliotecario con i DVD o che sono documentari o addirittura film a riguardo del tema. I sette re di Roma, non vi ricordate come sette re di Roma? Ecco, ci sono con il prestito interbibliotecario libri sui sette re di Roma, l'età, la Roma monarchica. E non mi interessa leggere. Guardate. Prendetevi col prestito interbibliotecario il musical I Sette Re di Roma. Gigi Proietti interpretato I Sette Re di Roma. Io ho imparato I Sette Re di Roma guardando quel musical. Non mi interessa il prestito bibliotecario, c'è anche il musical su YouTube, lo stesso. Basta, anche lì è messo giù abbastanza in modo umoristico. Ok, forse più strutturato dei miei video, però uno sa quando Proietti scherza e mette in mezzo la satira politica e quando in realtà sta narrando pezzi di leggende, dicerie, che sono alla base della storia di Roma. Bene, io qui ho concluso, perciò qual è la nozione di questa notte perché è notte. Guardatevi video. Verba volant, video manent. Però non dormite sugli allori. Io non ho nient'altro da aggiungere per tutto il resto. Ci vediamo alla prossima e buonanotte. Sorriso. Non posso sorridere perché c'è il bias.